Tante chiacchiere e pochi fatti. Purtroppo poi anche le testate giornalistiche, quando redigono questi dati annuali che diffondono appunto quelle che sono le criticità rilevate dalle persone da chi realmente vive la città, fanno pensare. Sono fatti tanti proclami, tante azioni molto di facciata, titoli e slogan sui giornali, azioni settimanali che poi si sono rilevate nulla, lo zero totale. Serve un'azione mirata, serve continuità, servono interventi forti, prima di tutto del prefetto e di chi si siede al tavolo della sicurezza, perché i cittadini poi hanno bisogno di risposte. I cittadini tutti, servono le risposte alle madri che lasciano uscire le proprie ragazze il sabato sera, servono ai pendolari che usano il treno ogni mattina e si vedono sempre contornati da persone poco confortevoli, servono ai commercianti che quando chiudono i negozi devono essere tranquilli di poter tornare a casa con il proprio incasso del lavoro della giornata, servono un po' a tutti e credo che un'amministrazione comunale, quindi la politica, debba tenere a cuore questi dati. Ripeto, le chiacchiere non servono a nessuno, servono dei fatti, servono delle azioni mirate, servono una sinergia fra tutte le forze dell'ordine presente e serve soprattutto quello che da tanti anni si vocifera e poi non si fa più, un ampliamento di quello che è il corpo della Polizia Municipale, dando a loro anche forti responsabilità. Voi come vi state battendo per raggiungere questi obiettivi? Noi, dall'alto della nostra posizione, quindi di opposizione, la battaglia è sempre la stessa, richiedere al prefetto prima di tutto un'azione vera, un'azione efficace insieme con il questore. Ci siamo fatti sentire più volte, abbiamo fatto mozioni, ovviamente poi è rispedita al mittente. L'unica volta che siamo stati ascoltati è stato quando è stato richiesto l'intervento e l'aumento degli agenti sul territorio. Stiamo ancora aspettando i risultati, purtroppo non ci sono stati e purtroppo, ripeto, Piacenza a un anno di distanza perde ancora 20 posizioni su quello che potrebbe essere la felicità rilevata dai cittadini. Siamo all'87esima posizione con il 30% in più di tasse e di sicuro questo non fa piacere ai cittadini, che penso possa aggravare anche questo sull'infelicità percepita dai piacentini.